Nella sala gialla della provincia di Isernia, Pompilio Sciulli, presidente dell'ANCI per il Molise, e Vincenzo D'Angelo, responsabile del CONI regionale, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato a mettere in rete i comuni della regione per la pratica dell'attività sportiva. Un modo per fare sintesi nell'organizzazione degli eventi, nell'individuazione di eventuali finanziamenti per le varie discipline, per evitare la sovrapposizione di manifestazioni tra piccoli centri del Molise, magari distanti tra loro solo poche decine di chilometri. È un protocollo stilato a livello nazionale e che noi abbiamo anche riportato qui a livello regionale. È finalizzato appunto non solo a promuovere la pratica sportiva in tutti i comuni, ma soprattutto a fare da sintesi ANCI e CONI tra gli stessi comuni, anche per i contributi che gli enti stanno ricevendo in questo periodo con i fondi del Recovery Plan. Ecco, al fine di evitare strutture che in qualche modo sono doppioni tra gli stessi comuni e soprattutto al fine di sincronizzare il tutto, ecco, magari fare un circuito completo. L'ANCI e il CONI adesso faranno da sintesi nei comuni e riceveranno in qualche modo le direttive giuste che impartiranno agli stessi. Soprattutto progetti, ma non progetti che in qualche modo rappresentano cattedrali nel deserto, ma progetti che in qualche modo il giorno dopo sono candidabili. Non da ultimo, proprio ieri è partita una candidatura della città di Agnone, città capofila, con tutti i comuni dell'Alto Molise che rappresentano la strategia nazionale delle aree interne per la candidatura a Comunità Europea dello Sport per l'anno 2024, cioè vale a dire che i comuni dell'Alto Molise si candidano per ricevere questo attestato, questo premio, ma il che comporta che per arrivare a quel traguardo ci sono tutta una serie di percorsi da realizzare, non da ultimo realizzare alcune strutture, ma soprattutto pratiche sportive e quindi campionati a livello nazionale, internazionale e internazionale che potrebbero essere tranquillamente portati qui nel Molise, qualora ecco, si riesca ad attuare questo protocollo. Per il CONI del Molise il protocollo d'intesa era ormai necessario e non più rinviabile, proprio per ottimizzare le energie e per fare rete tra i comuni e le varie discipline sportive. Era un protocollo necessario secondo me perché era il caso di unire questi due enti, CONI e ANCI, per tutto il lavoro che si può sviluppare nel futuro. Abbiamo già in essere delle cose fatte insieme, è partita questa idea del capitale europeo dello sport, quindi abbiamo già avuto dei contatti con alcuni comuni dell'Alto Molise, abbiamo già, credo sia partita proprio la candidatura ieri, in questi giorni. Abbiamo già delle altre attività con i comuni del Molise, vari progetti con le scuole e tutto quanto il resto, quindi si rendeva necessario mettere una firma su tutto questo. Potrebbero realizzare doppioni, cose che non servono, perché i sindaci sono sempre in tempo, quindi magari ci tengono a realizzare la propria